Bella raga dal vostro Zcastle, bentornati alle video recensioni del Trono del Re. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, non perdete manco una notifica di questa nuova serie di super video recensioni di Lega Nerd. Allora, il fumetto di cui vi parlo oggi è veramente un bel gioiellino. Li troviamo solo quando sono morti di Al Ewing e Simone Di Meo, pubblicato da Edizioni Bedè. Boom! 42. Li troviamo solo quando sono morti è un titolo che io realmente attendevo da un po', non solo perché sono assolutamente fan del talento puro e originale di Simone Di Meo, che reputo uno dei disegnatori più in forma tra le nuove generazioni italiane, ma anche per il suo autore Al Ewing, che in questi anni ha scritto vere e proprie perle come, per esempio, tanto per citarne uno, The Immortal Hulk, così tanto per dire, Mi aspettavo una grande saga di fantascienza ed è esattamente quello che ho avuto. Fin dalla lettura della prima issue americana avevo intuito il potenziale di questo fumetto, che è dannatamente coinvolgente. Siamo oltre l'anno 2300, una nuova era dell'umanità in cui si è entrati in contatto con una nuova forma di vita extraterrestre, assolutamente avvolta nel mistero, tanto che i suoi rappresentanti vengono addirittura ribattezzati dei, divinità. Gli dei sono giganteschi, ciclopici, gli dei sono assolutamente grandi tanto quanto una città, immaginate, non so, l'isola di Manhattan, sono bellissimi e sono sempre assolutamente morti. Esatto, morti stecchiti. Da qui appunto il titolo, li troviamo solo quando sono morti. Questi titani cosmici, che in qualche maniera potrebbero ricordare un po' i celestiali di casa Marvel, diventano quindi delle miniere a spazio aperto, ricche di risorse materiali, dalla carne alle varie parti del corpo, anche gli organi interni, tutti utili al sostentamento di un'umanità sempre più consumista e sempre più allo sbando. La storia quindi si concentrerà sul capitano Malik e sulla sua piccola ciurma della Vihan 2, una nave autoptica dotata di una specie di bisturi laser capace di intagliare i corpi di questi giganti spaziali e di accogliere poi le derrate all'interno della stila. Però ormai è diventata tutta una guerra commerciale a chi si accaparra per primo le parti migliori, tanto che per ogni ritrovamento sono attivate diverse navi di scorta che intervengono, e spesso con forza letale, all'insorgere di tentativi di illecito o di dispute. Ma l'obiettivo di Malik è decisamente diverso da quello di tutti gli altri. Non vuole accontentarsi, diciamo, di quello che riesce a raccattare. No, no di certo. Lui vuole fare qualcosa che nessuno è mai riuscito a fare prima. Trovare un dio ancora vivo. Già di per sé l'impresa sembra di proporzioni impossibili, ma il passato di Malik e dell'agente di scorta Paula, che conosceremo lungo la storia, che lo tiene sott'occhio a causa di una tragedia che ha colpito entrambi, renderà la cosa ancora più disperata, personale e assolutamente intensa. Ne nasce una storia di fantascienza originale, appassionante. Mi piace moltissimo il punto di vista di Al Ewing, che eleva una tragedia familiare come quella dei due protagonisti a livello spaziale. Cioè, se è vero che ogni guerra nasce da un episodio che a prima vista potrebbe sembrare irrilevante, quella che rischiano di scatenare questi due è assolutamente pura follia. Solo per non essere riusciti a parlarsi, a comprendersi, a capirsi, ad accettare una verità forse anche troppo scomoda per essere addirittura sussurrata. L'introspezione è alta, così come anche i dialoghi, e l'interessante, anche se un pochino stordente, rimbalzo tra flashback esplicativi e la narrazione principale, comunque veramente rende il tutto molto molto piacevole. Ci si interroga sulla natura umana, sull'orgoglio, sulla scoperta quasi anche pionieristica e sull'amore, persino sulla religione, forse sulla spiritualità, dato che l'esistenza di questi titani spaziali praticamente mette in dubbio tutto quanto. E poi ci sono i disegni di Simone Di Meo, ragazzi, che si occupa anche di colori e copertine pazzeschi. Le tavole di Li troviamo solo quando sono morti sono un caleidoscopio di colori, inquadrature folli, dettagli minuscoli su piani giganteschi, scie luminose, design. Non sono solo i protagonisti ad essere accattivanti, affilati, caratteristici. C'è anche un lavoro pazzesco a livello di mech design,
che veramente mi fa impazzire. Simone ha creato addirittura dei modelli 3D per gli interni delle navi e progettato le copertine, come farebbe un architetto o un grafico, coniugando un talento davvero poliedrico e impossibile da ignorare. Il tratto di Dimeo è originale, è fresco, sfrutta il 110% le potenzialità del digitale, creando effetti di luce, prospettive, trucchetti che non sfigurerebbero in un videogioco. Primo volume di 3, speriamo che non finisca troppo in fretta, va? Di un progetto che pare eccellente, uno dei migliori comics americani indipendenti che si possono leggere in questo momento, gran combo tra autore top e un talento emergente, se così vogliamo chiamarlo, Simone Dimeo, al disegno che farà tantissima strada. Arriva in Italia per edizioni Bad Day in formato brossurato a 15€. Se da un lato sono molto contento del formato e anche del prezzo, perché veramente può avvicinare molti lettori anche con una fogliazione piuttosto generosa, dall'altro mi sarei aspettato qualcosina in più in termini qualitativi proprio anche di stampa. Ci si potrebbe aspettare una versione anche un po' più di pregio, magari anche un cartonato associato al TPB, o comunque con un brossurato che non presenti dei problemi un po' di plastificazione della cover, che magari viene via dai bordi, qualche fuori registro, qualche roba, qualche piccolo difetto di colorazione. Vabbè, qualcosina in più si poteva fare forse, però questo non pregiudica assolutamente il fatto che dovete assolutamente leggerlo. Li troviamo solo quando sono morti, è una storia matura, profondamente ispirata, che vi stupirà e vi appassionerà, e soprattutto grande, grandissimo Simone Dimeo, number one, veramente. Super consigliato da Il Trono del Re. Voi ovviamente, come al solito, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, un bel pollicione, condividete e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!